Siamo in una gelida notte di gennaio. Livi ha salutato da poco gli amici ed è a meno di un chilometro da casa. In quella casa però non entrerà mai ed il mistero della sua scomparsa rimarrà per giorni un rompicapo senza soluzione per la polizia. Fino a quando i primi indizi porteranno a galla una realtà così terrificante e crudele da superare ogni immaginazione. Stai ascoltando Educazione Criminale e mettiti comodo. Questo è il caso di Liberty Square. Ci troviamo a Deule, East Yorkshire, in Inghilterra. Più precisamente siamo nell'aula di filosofia al secondo piano. È lì che è seduta la 21enne Liberty Squire, per gli amici Libby. Libby è al suo secondo anno di università. Le piace il percorso di studi che ha scelto. È una ragazza divertente e spiritosa. Si sa prendere in giro e non ci ha messo molto ad integrarsi a Deule, un piccolo gruppo di amici con cui è legato molto e condivide i pomeriggi di studio e le serate in libertà. Libby è cresciuta in una famiglia numerosa, la più grande di 4 figli. Una famiglia unita ed affettuosa che le è sempre stata vicina, soprattutto 2 anni prima, quando poco prima di diplomarsi, ha avuto una crisi emotiva e mentale molto forte. I suoi voti ottimi hanno cominciato a peggiorare. Ha dovuto combattere con un disturbo alimentare e atti di autolesionismo. Un periodo nero da cui però Libby è uscita brillantemente, fino alla soddisfazione finale di essere ammessa alla facoltà di filosofia. Sua madre Lisa inizialmente è preoccupata, non vuole che sua figlia vada così lontano, teme in una sua ricaduta. Ma Libby è irrimovibile, non vede l'ora di un nuovo inizio in una realtà diversa. Prima di iniziare, però, si concede un trimestre sabbatico, un lungo soggiorno a Parigi assieme al fidanzato Connor. Al ritorno si sente carica per passare alla fase successiva della sua vita. Ha già le idee chiare su cosa le piacerebbe fare dopo l'università. Dedicarsi al giornalismo, la sua grande passione. È una sera fredda, con il vento che soffia veloce tra le gocce di pioggia. Libby e 3 amici si allontanano dalla casa degli studenti in Wesley Avenue per raggiungere a piedi un altro alloggio studentesco poco distante. È lì che hanno appuntamento con degli altri amici. Il piano è quello di bere qualcosa, giocare a carte e poi dirigersi tutti assieme ad un famoso club vicino, il Welly. Sono le 22, Libby invia al fidanzato Connor un messaggio per augurargli la buonanotte, poi l'avvisa che lascerà il telefono a casa, che è quasi scarico. Alle 11:22 il gruppo di amici è fuori dal locale. Le riprese di un'emittente televisiva locale riprendono l'ingresso della discoteca. Libby sta per entrare nel locale quando un braccio la blocca. È chiaramente ubriaca e fatica a camminare e stare in piedi. La squadra di sicurezza la allontana. Non può entrare, ha bevuto troppo. I suoi amici tornano indietro da lei, parlano qualche minuto e alla fine si decidono. La fanno salire su un taxi, danno dei soldi all'autista e gli chiedono di riportarla a casa. Sono passate da poco le 3 del mattino. Il gruppo dei amici rientra a casa dopo la serata nel club. Sandra invia un messaggio a Libby, vuole sapere come sta, ma il cellulare è spento. Allora scrive ad una delle sue coinquiline, le chiede se l'amica si è ripresa dal troppo alcol. Libby non è ancora arrivata, sono a casa dalle 9 ma non si è vista, le risponde lei. Sandra allora comincia a chiamare gli altri ragazzi che erano con lei. Nessuna persona però l'ha più vista da quando è salita sul taxi. Il suo telefono è ancora a casa e non c'è quindi alcun modo per contattarla. Sono preoccupati gli amici adesso, non solo perché Libby ha bevuto molto, ma perché fuori il freddo è pungente e la pioggia si è trasformata in neve, cominciando a coprire i marciapiedi. Decidono di non perdere tempo e di avvisare immediatamente la polizia. Gli agenti in turno prendono subito seriamente la sua scomparsa e le indagini partono rapidamente. La prima domanda a cui rispondere è se possa trattarsi di un allontanamento volontario, ipotesi che viene rapidamente esclusa. Ultimamente Libby era di ottimo umore. Si trovava benissimo con i suoi coinquilini e aveva appena ricevuto ottimi voti nell'ultima sessione di esami. Sono le 6:30 di mattina quando la polizia riesce a rintracciare il tassista, la persona che doveva riaccompagnarla a casa. Lui dichiara di averla lasciata a Wesley Avenue, come avevano chiesto i suoi amici, e che quando si è voltato indietro l'ha vista camminare verso la porta di casa, poi si è allontanato. Per qualche motivo però, Libby in quella casa non è mai entrata. Si tratta di una via trafficata e agli incroci delle strade sono posizionate diverse telecamere a circuito chiuso. Immagini che vengono anche diffuse con i primi notiziari del mattino. Gli agenti cominciano a visualizzare i momenti successivi alle 23:20, orario in cui il tassista dice di averla lasciata davanti al portone di casa. E alle 22:37 una telecamera riprende Libby mentre percorre una strada lì vicino. Alle 23:40 due passanti si fermano per cercare di soccorrerla. Lei è accasciata sulla neve. Questi due passanti si presentano alla centrale di polizia. Dichiarano che Libby piangeva ed era agitata, ma che non voleva alcun aiuto. Era nervosa e faceva discorsi incoerenti. Che non c'era modo di aiutarla e alla fine si sono allontanati.
un gruppo di studenti che ha visto il filmato in televisione contatta il dipartimento locale di polizia. Dicono di aver notato la sera precedente Libby fuori dalla loro abitazione e che l'hanno invitata ad entrare per riprendersi un po'. Che lei però gli ha risposto che stava bene e poi si è allontanata, apparentemente senza meta. Il pericolo, visto il freddo di quella mattina presto, è che possa aver accusato i primi effetti collaterali dell'ipotermia. Like do anything, you just get frustrated. She's a lovely person, and it's so out of character for something like this to happen. Please come home. We know we love you. All the support. There's over 200 people in there for you. Please come home soon. Trascorrono ulteriori 24 ore, ma non ci sono sviluppi significativi. La polizia dichiara che sta trattando il caso come un'indagine su una persona scomparsa. Anche se alcune testate giornalistiche rivelano che in realtà siano convinti che si tratti di un rapimento. Intanto i genitori di Libby lanciano un primo disperato appello. Please get in touch with us any way you can. The whole family is missing you, especially me and your dad, your sisters and your brother. I miss you so much. It's breaking my heart not knowing where you are. Please come forward with any information you may have, no matter how small or irrelevant it may be. We just want Libby home. Vengono formate quattro distinte squadre di ricerca, composte ognuna da 8 agenti, più volontari del quartiere che vogliono rendersi utile. La notizia della scomparsa di Libby si diffonde rapidamente tra social e media. La polizia invita i residenti nell'area della scomparsa a controllare i propri giardini, capannoni e spazi comuni, per vedere se lei, tramortita dal freddo, si sia rifugiata lì. Al contempo vengono perquisiti tutti i cassonetti e i sacchi della spazzatura del quartiere. Gli inquirenti decidono di diffondere un'immagine di Libby con i vestiti che indossava quella notte e chiedono alle persone inquadrate nella ripresa televisiva fuori dal club di farsi avanti. Intanto il clamore per la scomparsa della ragazza cresce sempre di più, così come il mistero su dove possa essere finita. Viene esaminato il suo telefono, ma non porta nessun indizio ulteriore. Una situazione di stallo in cui si cerca di ricomporre le diverse riprese delle telecamere come frammenti di un puzzle. Una corsa contro il tempo, in cui gli agenti lavorano senza sosta. Sono le 11 di una grigia mattina, quando Harry si presenta al dipartimento di polizia. Vive a meno di 2 chilometri dalla casa di Libby, dichiara che la notte della scomparsa ha sentito una donna urlare. È sicuro dell'orario perché si è svegliato ed ha istintivamente controllato il cellulare. 00:15. Aggiunge che l'urlo proveniva dalla zona boschiva che circonda la sua abitazione. Ha guardato allora fuori dalla finestra e ha visto un uomo che si affrettava verso un'auto. Se ciò che il vicino ha sentito era davvero la voce di Libby, significa che c'è una finestra temporale di circa 30-40 minuti tra quando è stata vista la prima volta camminare per le strade e quello specifico momento. La polizia si concentra sulle diverse riprese video presenti in quei minuti. Ogni agente si concentra sulle telecamere di una via specifica. C'è un dettaglio che attira l'attenzione di uno degli agenti, una Opel Astra color argento. Compare in diverse riprese, già a partire da 2 ore prima della scomparsa di Libby. Sembra guidare lentamente per il quartiere, apparentemente senza una meta. Viene inquadrata poco prima di 00:30, quando viene vista fermarsi alla fine della strada, vicino al punto dove Libby sta camminando. Dal lato scende una persona, attraversa la strada velocemente e comincia a seguirla. Libby sembra essere ferma nei pressi della fermata dell'autobus. La direzione è quella per tornare verso casa. Si vede poi la persona tornare indietro ed iniziare a camminare lungo l'altro lato della strada. L'ipotesi della polizia è che la persona abbia attraversato la strada per vedere se c'era qualcuno con Libby, per capire se fosse solo o meno ed in che stato. Trascorrono 52 secondi, la persona riattraversa la strada e inizia a parlare con Libby. Nei 5 minuti successivi si vedono i due camminare insieme, poi si vede lei seduta su un marciapiede e l'altra persona seduta in macchina. Sono le 12:08 quando Libby entra nel veicolo e l'auto si avvia lungo la strada. Verrà successivamente ritrovato in quel preciso punto l'orologio della ragazza. L'ipotesi degli inquirenti è che ad un certo punto la persona al volante abbia afferrato con energia il braccio di Libby per tirarla all'interno dell'auto. Il quadro degli avvenimenti, adesso, comincia ad avere dei contorni più definiti. La polizia ha una descrizione dell'auto, un lasso di tempo definito ed un potenziale luogo in cui circoscrivere le ricerche. Si sa anche che 10 minuti dopo che l'auto è partita, c'è stato un grido così forte che ha svegliato uno dei residenti vicino al bosco. Viene ingrandita una ripresa in quell'area che mostra le luci di un'auto ferma in una strada sterrata. L'auto poco dopo esce dai campi e si rimette nella strada principale.
L'auto sembra corrispondere a quella descritta da altre due donne. Entrambe si sono fatte avanti con un reclamo separato. Riferiscono che intorno alle 3 del mattino, mentre rientravano a casa, un uomo si è affiancato con l'auto e ha iniziato a masturbarsi. Loro erano spaventate e inorridite, ma lui non sembrava affatto infastidito. Sembrava anzi trovare piacere dal fatto che loro fossero a disagio. Il luogo, l'orario e la descrizione dell'uomo fornita dalle due donne permettono di avere un'immagine chiara della persona che stanno cercando. Verificano i filmati delle ore precedenti, di modo da trovare un'immagine abbastanza nitida dell'auto da permettere di risalire alla targa. È il 6 febbraio, quando la polizia annuncia di aver arrestato un uomo in relazione alla scomparsa di Libby. Ma chi è la persona che è stata fermata? Si chiama Pavel Relovic, ha 24 anni, ed è sposato, padre di due figli. Pavel lavora come macellaio per una catena di supermercati. Si è trasferito nel Regno Unito dalla Polonia da adolescente ed ha completato gli studi alberghieri in un istituto di Yule. Viene arrestato con l'accusa di avere rapito Libby. Inoltre gli vengono contestati anche reati sessuali denunciati dalle due ragazze quella notte. Finalmente la polizia ha un nome e un volto da annunciare in conferenza stampa e media. Vengono sentiti i vicini di casa di Pavel. Tutti sono d'accordo. Un uomo che lavora sodo, a cui piace allenarsi in palestra, che la domenica è solito fare lunghe passeggiate con la sua giovane famiglia. Un ragazzo sempre amichevole, educato e sorridente. Sembra impossibile che sia stato davvero lui. Quello che però i vicini di casa non sanno è che per mesi hanno abitato vicino ad un soggetto molto pericoloso. Un ragazzo senza alcun rimorso e senza limiti morali. Pavel vive molto vicino a dove Libby è stata vista l'ultima volta ed anche ai campi da cui erano arrivate le urla. Dopo aver analizzato un suo campione di DNA, la polizia scopre che è collegato a molti altri crimini compiuti negli ultimi due anni. Una persona con un'ossessione che ruota costantemente nella sua mente. Un tarlo che non gli lascia tregua. Che lo ha portato a fare irruzione in casa di alcuni vicini, a spiarli dalle finestre, a seguire le coppie che si appartavano vicino all'area boschiva e a seguire le donne per strada, spesso mostrandosi nudo quando loro lo guardavano. Nelle sue numerose irruzioni nelle case del quartiere, rubava prevalentemente biancheria intima e lasciava preservativi usati in giro. Una ragazza che aveva sporto denuncia 6 mesi prima aveva raccontato di essersi svegliata nel cuore della notte con uno strano presentimento. Dietro il vetro della finestra della sua camera da letto c'era il volto di Pavel che la fissava. Ha quindi urlato finché sono arrivati i suoi coinquilini che lo hanno rincorso e allontanato. Visti i numerosi casi registrati nel quartiere, la polizia aveva cominciato a raccogliere le impronte e le tracce di DNA. Pavel però non aveva precedenti penali e quindi non si giungeva mai ad un riscontro. Ora invece tutte quelle frazioni hanno un volto solo. Il suo. Dal profilo comportamentale del ragazzo appare fin troppo evidente che soffra di una devianza sessuale ossessiva. Fin dalla tenera età, per sua stessa missione, non è stato in grado di controllare i suoi impulsi ed ha una dipendenza morbosa dalla pornografia violenta. La sera spesso salutava la moglie con la scusa di una corsa serale. In realtà si aggirava furtivamente per le strade alla ricerca di finestre con le tende scostate da cui poter spiare, oppure di donne che camminavano da sole in modo da poterle seguire per poi esporsi. Sono passati ormai 7 giorni dalla scomparsa di Libby. La polizia, subito dopo l'arresto di Pavel, comincia un esame approfondito della sua abitazione e del suo veicolo. Mentre all'interno dell'abitazione non risulta nulla fuori posto, nella sua auto vengono rinvenuti giocattoli sessuali, della biancheria intima sporca, preservativi usati, fotografie di donne chiaramente scattate senza il loro consenso e vari oggetti che aveva rubato dalle case. Durante l'interrogatorio gli viene mostrata una fotografia di Libby. Lui nega fermamente di averla mai vista in vita sua. È però quando gli vengono mostrati degli ingrandimenti delle telecamere che li mostrano vicini, che comincia a perdere quella sicurezza che continuava ad ostentare. Afferma che effettivamente può essere che l'abbia incontrata, che l'aveva vista in difficoltà e si è offerto di aiutarla. Si autodefinisce un buon samaritano. Aggiunge di averla accompagnata fino ad un incrocio più distante, di essere poi tornato a casa sua per farsi un bagno. Non si tratta di una vera e propria confessione, però è sufficiente per collocarlo sulla scena del crimine. Gli agenti hanno la convinzione che sia successo molto di più nonostante lui neghi. Sono sicuri che lui sappia il motivo di quelle urla vicino al bosco. Adesso gli inquirenti non sono più così ottimisti sull'eventualità di trovare Libby ancora in vita. Un primo passo importante però è la conferma che Pavel rimarrà dietro le sbarre. Nonostante non ci siano ancora elementi a sufficienza per collegarlo direttamente a Libby, viene accusato formalmente di aver commesso 15 reati sessuali in diversi distinti momenti.
È una mattina umida, con la foschia che rende le rive dell'estuario dell'Amber impercettibili. Un pescatore di rientro dalla nottata di lavoro urta qualcosa di solido. Si gira a guardare meglio. È un corpo gonfio, in avanzato stato di decomposizione, incastrato in maniera scomposta tra due tronchi a ridosso della riva. Al collo ha una piccola collana con sopra la lettera L. La perizia conferma che Libby ha subito degli abusi prima di morire. Il suo corpo è così gravemente decomposto che non è possibile determinare la causa esatta della morte, così come non è possibile stabilire se fosse già morta quando è stata gettata in acqua. La polizia è convinta che il corpo sia stato spinto nel fiume che scorre dietro i campi a Hull per poi essere trascinato dalla corrente fino al fiume Amber. Il processo nei confronti di Pavel entra nel vivo. Sono trascorsi 7 lunghi mesi da quando Libby è scomparsa per la prima volta. Viene dichiarato colpevole di 9 capi di imputazione, di cui 2 per oltraggio alla pubblica decenza e 3 per furto con scasso tra il 2017 e il 2019. Il fatto che Pavel sia dietro le sbarre per altri reati permette alla polizia di continuare le indagini con più tranquillità, senza temere che possa fuggire dal paese. Esaminano letteralmente migliaia di ore di filmati per consolidare ulteriormente i suoi movimenti nella notte in cui Libby è salita in macchina con lui. Un'inquadratura lo mostra tornare nella stessa strada sterrata dove era andato con lei. Sono le 2:30 del mattino, esattamente 2 ore dopo dalla prima volta che si era recato lì. Questo si rivelerà essere un tassello fondamentale. Passano 8 minuti e i fari compaiono nuovamente e si rimettono nella via principale. Pavel non aveva alcun motivo di tornare lì, se non per nascondere o occultare qualcosa. Si vede l'auto poi girare lentamente per le strade, fermarsi vicino ad altre 2 donne lungo la via. Intanto il risultato di ulteriori test sul corpo di Libby mostra tracce del DNA di Pavel dentro il corpo della ragazza. Lui modificherà la sua dichiarazione, dirà che lei ubriaca abbia tentato un approccio, che poi ci sia stato del sesso consensuale nei campi, prima che lui la lasciasse lì. Gli inquirenti non gli credono, le immagini raccontano una storia completamente diversa. Pavel Relovic viene accusato dell'omicidio di Liberty Square. Mentre gli vengono lette le accuse nell'auto della polizia tramite un traduttore, lui inizia a ridere. Appare completamente impassibile. I periti incaricati di delinearne un profilo psicologico lo descrivono al giudice come altamente pericoloso. L'impunità dei primi crimini lo ha progressivamente spinto ad aumentare la pericolosità della sua azione, a tal punto che era disposto a fare qualsiasi cosa pur di soddisfare le sue perversioni sessuali. Un uomo che gioisce nel vedere la paura nel volto delle donne che avvicina. Un uomo che quando ha visto la ventenne Libby da sola quella notte, fredda, sconvolta e vulnerabile, ha compreso immediatamente che poteva essere il bersaglio perfetto della sua perversione. Sempre secondo la relazione dei periti era solo questione di tempo. Se non fosse stata Libby quella notte, prima o poi, sarebbe successa a qualcun'altra. La difesa si concentra su un punto. Il fatto che stando alle riprese video avrebbe avuto solo 10 minuti per commettere il reato. Se la sua macchina è entrata nei campi alle 12:11 e le urla si sentono alle 12:14 e poi l'auto torna nella via principale alle 12:21, rimane una finestra di meno di 10 minuti perché tutto questo possa accadere. L'accusa ribatte che però era assolutamente plausibile, soprattutto visto che Libby non era in grado di reagire e aveva davanti Pavel, un ragazzo amante della palestra, in forma e determinato a raggiungere il suo obiettivo a qualsiasi costo. Il fatto che poi 2 ore dopo sia tornato nello stesso posto, senza nessun giustificabile motivo, unito alla prova del DNA, concludono il quadro accusatorio. Viene dichiarato colpevole con una maggioranza di 11-1 e successivamente condannato ad una pena di 27 anni di reclusione. Dopo la sua condanna, sua moglie ha chiesto la separazione ed è tornata a vivere in Polonia. Sostiene ancora oggi che la loro relazione fino a quel momento era stata perfetta, che non poteva trattarsi dell'uomo che conosceva. Lisa, la madre di Libby, è impegnata attivamente in una campagna per cambiare le leggi sui reati sessuali, chiedendo condanne più dure. Nell'aprile del 2022, Lisa ha espresso la volontà di voler incontrare Pavel in prigione per parlare di quello che era successo quella notte. Lui ha consentito. «Non lo odio, non sono arrabbiata con lui. Voglio solo informazioni da lui. Non desidero perdonarlo. Non voglio capire perché l'ha fatto», ha dichiarato Lisa. Nel febbraio del 2023 Pavel, però, ha cambiato idea. Ha detto che i media avrebbero strumentalizzato l'accordo e ha preferito annullarlo.